ricordi, amico mio, quando Caravaggio dipinse il quadro che sta nella chiesa di Sant'Agostino, nella prima cappella a sinistra, nel quale è dipinta Maria Vergine col figlio in braccio e due pellegrini che stanno in atto di Sì, adorarla? Ecco, certo, la Madonna di Loreto. proprio allora era fresca la memoria di un caso successo a Caravaggio. Stava egli di casa agli Otto Cantoni, in quei vicoli che sono dietro il mausoleo di Augusto. Vicino a lui abitava una donna con sua figliola Zitella, la quale non era affatto brutta nelle sembianze, gente povera ma onorata. Caravaggio procurò ad avere questa giovanetta per esemplare della Madre di Dio. La giovanetta veniva amoreggiata da un giovane notaro che l'aveva più volte fatta chiedere alla madre per E la moglie. madre? Niente, una continua Ma negativa. immagino che come donna semplice e innocente avesse ribrezzo nel dare la sua figliola a notari dei quali si diceva è sicura la dannazione. Ebbene sì, il giovane, stando sdegnato di questa repulsa e non perdendo mai di traccia la sua diletta, vide che andò più volte in casa di Caravaggio, nella quale si tratteneva qualche tempo per essere dipinta. E fu punto dal gelosia. Si adirò sommamente e, incontrando un giorno la madre, disse: «Buona donna, che siete così scrupolosa e guardinga, tenetevi pure quella buona zitella di vostra figlia, che avete negato a me per moglie e poi l'avete condotta a quel pittoraccio a farne quello che gli è piaciuto. Veramente, avete fatto un'ottima elezione. Negarla ad un mio pari per risposa e concederla per concubina ad uno scomunicato». Confusa, la donna immediatamente andò a trovare Caravaggio facendo una lacrimosa doglianza di quello che gli era avvenuto per sua cagione. Caravaggio che disse? Che fece? Era assai racondo. La mattina seguente, mettendosi sotto braccio un'accetta, uscì di casa per andare in traccia del giovane notaro. Ed essendo quel giorno mercoledì, giorno di mercato, volle il caso che gli si fece avanti qui, in Piazza Navona, dove è per l'appunto la fiera. E fu avanti alla chiesa di San Giacomo degli Spagnoli, Vicino alla fontana degli Tritoni. vicino alla fontana dei Tritoni. Avvicinatosi a lui, gli diede sul capo uno smisurato colpo con quell'accetta, dicendogli: «Impara a procedere se non sai». Il notaro cadde per terra, malconcio, tutto lordo nel proprio sangue. Non morì di quella ferita, ma lungamente ne stette infermo. Roma, rione di Campomarzio, nel quale Caravaggio visse a lungo, lo possiamo immaginare mentre cammina nelle strade e botteghe della zona. Qui, nella Basilica di Sant'Agostino, entrò tante volte per ideare la tela che è nota come Madonna di Loreto o dei Pellegrini. Entriamo anche noi per conoscere quest'opera rivoluzionaria. Nessuna fonte dell'epoca attesta ciò che tanti oggi ripetono, e cioè che il viso della Madonna del Merisi sarebbe quello di una prostituta, di una cortigiana, come si diceva allora, dell'epoca frequentata dal Merisi. Eppure la mancanza di scientificità di tanti fa sì che tale leggenda abbia corso da alcuni decenni e anzi si accresca. No, no e poi no. Ciò che fece scalpore all'epoca furono i piedi sozzi, sporchi dei pellegrini, i vestiti logori, il deretano posto in primo piano dell'uomo. Chiunque si accosti oggi al Caravaggio deve essere consapevole che è necessario scrivere una controstoria rispetto a quel gossip che chiunque sa essere disdicevole rispetto alla vita contemporanea, ma che poi viene invece ritenuto di ampie visioni culturali quando si applica a personaggi così grandi del calibro del Merisi. La Vergine dipinta dal Merisi ha un volto e un portamento nobilissimi. Se le modelle scelte dai pittori di tutte le epoche non sono generalmente delle nobildonne aristocratiche, la donna scelta dal Merisi per l'opera era una ragazza che addirittura un notaio romano, il Pasqualone, intendeva chiedere in sposa. L'attentato che egli dovette subire a Piazza Navona da parte del Merisi era dovuto alla sua invidia gelosa, perché temeva che la ragazza, andando a posare dal pittore, potesse rovinarsi. Seguitò a dipingere nella chiesa di Sant'Agostino l'altro quadro della Cappella dei Signori Cavalletti. La Madonna in piedi col fanciullo fra le braccia in atto di benedire. Si inginocchiano avanti due pellegrini con le mani giunte e il primo è un povero.
scalzo di piedi e le gambe, con la mozzetta di cuoio e il bordone appoggiato alla spalla, ed è accompagnato da una vecchia con la cuffia in capo, sdrucita e sudicia. In Sant'Agostino si offeriscono le sozzure dei piedi dei pellegrini. Per queste leggerezze in riguardo delle parti che una gran pittura ver deve dai popolani, ne fu fatto estremo schiamazzo. Sia che lo schiamazzo del popolo si riferisse alla tela in maniera ingiuriosa, sia che invece fosse segno di un apprezzamento, come la critica è sempre più portata a ritenere, ciò che è certo è che gli sguardi si appuntarono non sul volto della Madonna, ma sul particolare della sporcizia dei due. Caravaggio era talmente rivoluzionario che gli stessi Bellori e Baglione non capirono appieno il maestro. Egli aveva sì dipinto in primo piano coi piedi sporchi, ma aveva anche dipinto due piedi altrettanto nudi, ma pulitissimi, quelli della Vergine. È il contrasto di chiaro e di scuro che ancora una volta è la cifra di Caravaggio. La Vergine di Loreto era sempre stata dipinta in alto, in volo, seduta sulla Santa Casa che gli angeli avrebbero trasportato da Nazareth a Loreto. Così la rappresenta quasi contemporaneamente al Merisi Annibale Carracci, così la rappresentano un'infinità di dipinti e stampe. Il santuario di Loreto divenne meta di pellegrinaggi perché chi lì si reca è come se giungesse nella casa dove l'angelo recò a Maria l'annunzio. Caravaggio dipinge ora la Vergine che è a terra. I suoi piedi sono in una posa innaturale se il gesto dovesse essere quella di una donna che danza e si solleva sulle punte. No, essa sta discendendo dal cielo per venire incontro ai pellegrini che sono giunti alla sua casa. Il gesto è evidentissimo, ma è talmente colto che gli autori di oggi e di allora non se ne accorsero. Siamo così disabituati a vedere i grandi capolavori rifuggendo dal gossip. Lo sporco dei piedi degli uomini incontra così la purezza del cielo che discende, della Vergine che viene a presentare il suo bambino, a quei due così spogli di qualsiasi nobiltà e cultura. I restauratori dell'opera, guidati dal Pedrocchi, hanno sottolineato che anche i colori delle vesti esprimono questa dialettica. Le vesti dei pellegrini sono dipinte con velature fatte di sole, ocra e terre, con pigmenti poveri, mentre le vesti della Vergine sono di cinabro, azzurrite, lacca. Il volto della Vergine ha poi un chiarore luminescente, ben diverso dall'incarnato dei due giunti al suo cospetto. Trasformare anche linguisticamente la Madonna di Loreto in una generica Madonna dei pellegrini, come invalso nell'uso, impedisce a tanti di cogliere la novità caravaggesca nel rappresentare quella vicinanza così incredibile che discende. Tutte le guide del 6-700 titolano il quadro come Madonna di Loreto, però ci sono delle eccezioni. Ad esempio, la guida di Pompilio Totti del 1638 per la prima volta tira fuori il titolo appunto di Madonna dei Pellegrini. Noi non sappiamo se è stata una sua iniziativa o se il Totti registra un nome che già era comune presso la gente dell'epoca. Tuttavia questo titolo sparisce poi dalle altre guide per ricomparire nel Novecento, quando viene portato quasi all'estremo, perché nella mostra di Roberto Longhi del 1951, quella di Milano, addirittura il quadro viene intitolato Madonna dei Pellegrini detta Madonna di Loreto. Quindi Longhi non fa altro che invertire i fattori, con conseguenze interpretative anche sulla stessa figura di Caravaggio non da poco, perché si fa passare Caravaggio come il pittore degli umili pellegrini del popolo invece che il pittore della Chiesa. E a seguire questo titolo diventerà predominante e al massimo l'altro verrà messo come un sinonimo, così ad esempio fa Calvesi, mentre alla fine degli anni 90 del Novecento c'è qualcuno come ad esempio Bona Castellotti o Marini che finalmente recuperano il titolo originario nel giusto posto. Tuttavia questo non è l'unico caso in cui un termine viene travisato nel suo significato. Un'altra situazione eclatante è quella delle parole di Giovanni Baglione, perché dopo aver descritto il quadro in tutti i suoi dettagli realistici, dice che proprio per questi dettagli del quadro dei popolani
fu fatto estremo schiamazzo. Ora, al di là di quello che si potrebbe pensare, che si è voluto pensare, in realtà queste parole non vengono utilizzate da Baglione per indicare una reazione di scandalo rispetto all'opera, ma anzi vogliono dire proprio il contrario, cioè essere scandalizzato fondamentalmente lui del grande successo che le opere del Merisi avevano presso il pubblico e che lui in realtà attribuisce all'ignoranza della gente comune. In realtà le parole di Giovanni Baglione sono la prova lampante di come le opere di Caravaggio siano state davvero capaci di parlare al cuore di tutti, ed è proprio questo che la Chiesa del tempo voleva dai suoi artisti. Un particolare indica che si tratta proprio della Santa Casa di Loreto, meta del pellegrinaggio lauretano. È il muro rovinato che è alla destra del pilastro. Quel muro usurato dal tempo è l'antica casa, vecchia di secoli, che accolse l'angelo che si recava da Maria. La tela presenta una struttura a ventaglio, dove due linee diagonali sono costruite con i due bastoni dei pellegrini, mentre una terza linea verticale è data dal pilastro. Ma la linea compositiva più importante è la diagonale che si origina dai piedi del pellegrino, attraversa il suo posteriore, raggiunge le sue mani giunte e da qui passa ai piedi del bambino per raggiungere infine il suo capo. È una linea compositiva che dice il contatto tra l'umano, così reale e sporco, e il divino, altrettanto reale ma purissimo, della Vergine che presenta il suo figlio a chi è giunto al santuario di Loreto. Se è invalso l'uso di chiamare l'opera con il titolo generico di Madonna dei Pellegrini, essa è e vuole essere nella mente del committente e nella geniale e rivoluzionaria interpretazione di Caravaggio una Madonna di Loreto. Thank you.
Uno dei particolari del dipinto di Caravaggio che più colpisce la critica seicentesca è rappresentato dalle palme dei piedi del pellegrino sporche messe in così grande evidenza. Alcune ricerche d'archivio compiute da me alcuni anni fa permettono di contestualizzare e di spiegare meglio questa scelta dell'artista e dei suoi committenti. Ermete Cavalletti, un bolognese trapiantato a Roma, un alto funzionario della Computisteria Pontificia, è membro dell'Arciconfraternita della Trinità dei Pellegrini, così come lo è sua moglie Orinzia De Rossi. L'Arciconfraternita, dopo il Giubileo del 1600, due anni dopo, nel 1602, organizza un pellegrinaggio per i propri membri a Loreto, al quale partecipano i Cavalletti. Esiste un diario di questo pellegrinaggio dove vengono raccontati tutti i gesti compiuti dai membri dell'Arciconfraternita in quell'occasione. Quando arrivano al santuario di Loreto, si devono levare le scarpe e procedere a piedi nudi. E quando arrivano davanti alla Santa Casa, che sta dentro il santuario di Loreto, si inginocchiano. Ora, questi sono esattamente i gesti compiuti dai due pellegrini rappresentati dal Caravaggio. E i piedi sono sporchi perché è lo stato in cui veramente si trovavano i piedi di chi compiva il pellegrinaggio a Loreto. Terminato il pellegrinaggio, l'Arciconfraternita fa ritorno a Roma. A quel punto che succede? Succede che Ermete Cavalletti si ammala e in poco tempo muore. Quindi il pellegrinaggio a Loreto è l'ultima esperienza forte, umanamente e spiritualmente, compiuta da quest'uomo. Nel suo testamento lascia dei soldi perché sia decorata la cappella in Sant'Agostino dedicata proprio alla Madonna di Loreto e chiede di essere sepolto lì. A eseguire le volontà testamentarie dell'uomo è la moglie Orinzia De Rossi assieme al fratello Girolamo. Non sappiamo chi abbia realmente scelto Caravaggio per realizzare questa iconografia così innovativa. Va però detto che nell'ambito dell'Arciconfraternita della Santissima Trinità dei Pellegrini si trovano molti dei collezionisti e dei committenti del pittore lombardo. La Basilica della Santa Casa di Loreto è un raro esempio di basilica fortezza che in tre secoli, grazie alla collaborazione di valenti artisti tra cui Bramante e Giuliano da San Gallo, è sorta per custodire le mura della Santa Casa di Maria di Nazareth. La sua cupola fu affrescata dal Pomarancio, ma come scrive Passeri nel raccontare la vita del Guercino, l'idea originaria dei padri era quella di affidare la commissione a Caravaggio, affiancato dal Guercino stesso. A quel tempo si negoziava l'opera della cupola della chiesa di Loreto, nella quale è la Santa Casa di Maria Vergine. Lo ricordo, certo. E ricordo bene che dopo varietà di pareri nel darla a un pittore di fama per essere quell'opera di considerazione riguardevole, i deputati conclusero partito nella persona di Michelangelo da Caravaggio per essere quelli di stima. E no? Di grido universale in una nuova maniera di dipingere. Ma il concetto della sua persona, quanto al costume, era sinistro. Infatti, pochi mesi dopo il caso del notaro, i deputati stavano ritrosi nel mandare un uomo scandaloso come Caravaggio in quel santo loco che è Loreto, dove avrebbe potuto commettere qualche altro delitto. Pensando di dargli un compagno moderato come per freno alle sue furie, elessero il Guercino. Lui infatti era un uomo quieto e pareva che vi fosse grande somiglianza con Caravaggio nella maniera di dipingere. I deputati conferirono a Guercino la commissione e gli imposero che andasse da parte loro a conferirla a Caravaggio. Quegli andò allegramente a trovarlo a casa e Caravaggio l'accolse amorevolmente. Passava tra loro buona amicizia. Era inverno e trovò Caravaggio che, stando davanti al fuoco, si scaldava. Dopo averlo riverito, principiò a favellare: Michelangelo, i signori deputati della Santa Casa hanno, come ben sapete, eletto voi per l'opera della cupola, ma non so da quel genio mossi hanno destinato me per vostro compagno di lavoro, e io sono venuto per esibirmi non per vostro compagno, ma per discepolo, per suddito, per servitore. Caravaggio aveva in mano quel ferro con il quale si va intizzando il fuoco e percoteva nervosamente la terra. Povero Guercino, ben si conosce la risposta colma d'ira di Caravaggio. Siete venuto per burlarmi?
La cupola o sarà tutta vostra, o sarà tutta mia. E il povero Guercino se ne andò con ogni sollecitudine, prendendo la via delle scale. E andando immediatamente dai deputati, ai quali narrò quello che era successo con Caravaggio. I deputati disciolsero tutto il trattato, all'uno e all'altro, non volendo qualche inconveniente e qualche rovina. Infatti poi la cupola di Loreto fu dipinta dal Pomarancio. La Basilica di Sant'Agostino, che conserva il corpo di Santa Monica, traslato da Ostia dove la Santa morì, venne interamente rinnovata nel 400 e la sua facciata è una delle prime rinascimentali di Roma. La Madonna di Loreto, custodita nella Cappella Cavalletti, si trova a pochi metri di distanza da una celebre statua di Jacopo Tatti, detto il Sansovino, la Madonna del Parto, scolpita nel 1516 e da allora veneratissima dalle coppie romane che avevano ed hanno difficoltà ad avere un bambino. Se un accostamento deve essere fatto, il volto della Vergine Caravaggesca è da assimilare a quello della Madonna del Parto, piuttosto che a quello di una cortigiana. Anche il bambino Gesù, non proprio infante nella tela del Merisi, e la meravigliosa mano affusolata della Vergine devono aver avuto la Madonna del Parto come modello. Nella tela della Cappella Cavalletti sono raffigurati la Madonna, la reliquia della Santa Casa, il pellegrinaggio.
A chiunque appare evidente come tutto questo avesse un preciso valore iconografico nei decenni seguenti alla Riforma, che aveva messo in dubbio tutto ciò che qui è nuovamente rappresentato. Ma sarebbe superficiale dedurne automaticamente un'adesione assoluta interiore del Merisi, anche se l'ipotesi di una sua commissione per gli affreschi della cupola del santuario, registrata dal Passeri, lascia ben intuire che il pittore poteva essersi recato a Loreto. Quel che è certo è che il Merisi intese essere fedele a ciò che gli veniva commissionato, intese prestare il suo servizio ad un'opera dichiaratamente cattolica. Egli non solo non si rifiutò di dipingere un tale soggetto, ma anzi, ancora una volta, vi lavorò imprimendovi il suo genio rivoluzionario. La Madonna era lì, vicina, non si teneva distante dalla sozzura dei pellegrini, non manteneva la distanza dal loro incerto andare, ma anzi veniva loro a fianco, a contatto, ancora una volta di chiaro e di scuro. L'oscurità della vita è lì, ma non è questa l'unica nota. La chiarezza della grazia la illumina.